Sono 15 nella regione Marche le spiagge che hanno ottenuto anche per quest'anno la bandiera blu 2020, rimanendo così in quarta posizione. Questo importante riconoscimento viene assegnato dalla Fondazione per l'Educazione Ambientale alle località turistiche balneari in Italia e in Europa che rispettano i criteri sulla qualità delle acque di balneazione, come anche la gestione ambientale, i servizi e la sicurezza. Sabato mattina scorso, all'anfiteatro Rastatt, a Sassonia di Fano, si è celebrata la prima cerimonia ufficiale dopo il coronavirus, con l'alza bandiera e le note della banda Città di Fano. Non dimentichiamo i grossi interventi che abbiamo fatto con gli scolmatori di Sassonia, la vasca di prima pioggia che stiamo realizzando all'Arzilla, ci hanno consentito di estendere la bandiera blu anche in altri tratti dove gli anni precedenti non veniva riconosciuta. Quindi questo è un bel risultato, specialmente in un momento particolare come quello che stiamo vivendo. Sicuramente avere la bandiera blu è una garanzia anche per chi sceglie Fano come meta turistica per trascorrere le proprie vacanze. Noi stiamo facendo tutti gli sforzi anche per rendere il più possibile vivace la nostra città. Come gli anni passati ci siamo caratterizzati con un crescendo di attività che quest'anno non tutte possono essere mantenute, ma abbiamo comunque garantito tutta una serie di momenti importanti per chi vive la città e per chi ci verrà. Viviamo un momento particolarmente difficile e con una forte crisi in Italia, spiega l'assessore al turismo Etienne Lucarelli. Negli ultimi mesi ci siamo adoperati per accelerare i processi di ripartenza attraverso il tavolo economico della città e con le associazioni del territorio. Stanno arrivando adesso dei timidi segnali, a luglio sembra ci sia un arrivo importante di turisti e così simbolicamente questa bandiera blu ci deve dare la speranza di una forte ripartenza del mercato turistico e il fatto che ci possiamo veramente lasciare alle spalle un periodo critico così importante come non è mai successo nella storia. Presenti alla cerimonia, oltre alle autorità militari, il direttore dell'ufficio turismo di Fano, Mauro Giampaoli, che dopo 20 bandiere blu il prossimo anno andrà in pensione. Tra i numerosi partecipanti anche la regione Marche. Contiamo che quest'anno con gli italiani il comparto possa tenere. Comparto che è stato sostenuto anche dalla manovra della Regione Marche, una manovra importante mai varata nella storia, di 210 milioni che prevede oltre 19 milioni proprio per il comparto del turismo, per tutte le attività legate al settore, perché queste attività ovviamente fanno più fatica a ripartire rispetto a tante altre e quindi hanno sicuramente bisogno di un sostegno. La misura è stata varata, in questi giorni si stanno facendo le richieste e le domande e credo che sia una grande opportunità, una grande opportunità per tutto il comparto, come una grande opportunità per la città di Fano sono anche gli investimenti che la Regione Marche ha portato sulle scogliere.